Buongiorno a tutti, sono Gemma Scolari, la dirigente dell'Istituto Lunardi da settembre 2020. Mio compito oggi è introdurvi all'attività dedicata all'Open Day del nostro istituto e alla proposta formativa della scuola. Una proposta formativa che è caratterizzata da serietà e attenzione ai bisogni educativi dei nostri alunni. Sono attivi infatti in istituto diversi sportelli a sostegno del loro studio e non solo. Sportelli help, corsi di recupero, attività di tutoring molto apprezzata dai ragazzi, ma non solo, dicevo, anche sportelli d'ascolto psicologico, attività di counseling e penseremo di introdurre anche attività propedeutiche per i prerequisiti allo studio delle discipline, lo sviluppo dei prerequisiti disciplinari, quindi, e del metodo di studio, estremamente importante per un approccio sereno al percorso didattico. La formazione seria ed attenta, come dicevo, non può che essere supportata da un'organizzazione che dovrà essere efficiente ed efficace. L'organizzazione dell'Istituto Lunardi è un'organizzazione consolidata. Vanta infatti il nostro istituto la presenza di un organico sostanzialmente stabile. Gran parte dei nostri docenti sono docenti di ruolo e questo permette a livello organizzativo, ad esempio, di realizzare un orario definitivo in tempi brevi, quindi entro le prime settimane di scuola. Noi utilizziamo software, piattaforme, applicativi professionali, questo per garantire un'efficace comunicazione sia interna ed esterna. Tutto il personale utilizza i badge. E così anche sarà richiesto ai nostri studenti a maggior sicurezza. L'istituto è stato da poco acquistato dalla provincia. Questo ci permette di definire a breve un piano di ristrutturazione, finalmente, per rendere ancora più accoglienti i nostri ambienti scolastici. In questi giorni stiamo provvedendo a cablare tutte le aule dell'istituto, perché quando rientreranno i nostri ragazzi in presenza, l'utilizzo degli strumenti informatici sarà massimamente efficace. Tutte le aule sono comunque attrezzate anche per la didattica integrata e così anche i laboratori, e ogni aula è provvista di interfono. Quindi, dal punto di vista strutturale, l'istituto è ben organizzato per rispondere efficacemente alle esigenze formative dei nostri alunni. Ma ancora più importante, permettetemi di sottolinearlo, è l'intenzione di proporre ai nostri ragazzi delle esperienze culturali di alto profilo. È stata creata una commissione, la Commissione Cultura, con il compito di intercettare tutti quegli stimoli che provengono dal mondo e non solo, quindi non solo dal territorio, ma anche e soprattutto dai ragazzi stessi, dai loro interessi, perché appunto venga data loro la possibilità di fare esperienze culturali estremamente significative che rimangano poi nella memoria e che permetta loro di sentirsi parte anche in modo unico e originale di quel mondo che già a loro appartiene. L'attenzione al territorio da parte dell'Istituto Lunardi è resa manifesta anche dalla proficua collaborazione con l'AGE, l'Associazione Genitori presente in istituto. È stata avviata un'attività che intende ricalibrare alcuni indirizzi in funzione della flessibilità offerta dalla normativa. Questo per rendere ancora più mirata la nostra presenza sul territorio, offrendo ciò che effettivamente serve anche al mondo del lavoro. Quindi una preparazione culturale di ampio profilo, ma anche una preparazione
operativamente spendibile nel mondo del lavoro, per quello che è l'aspetto legato esclusivamente alla vocazione del nostro istituto. Quindi l'attenzione all'aspetto legato alla conoscenza delle lingue straniere e all'economia. A seguire verranno dettagliati gli indirizzi dell'istituto verrà spiegata nel dettaglio appunto la specificità degli stessi. Vi auguro una buona continuazione.